Cari amici, buonasera e benvenuti. Benvenuto il professor Pierluigi Lattuada. Come va? Tutto bene? Ciao caro, ciao a tutti, bene, grazie. Benissimo. Una particolare diretta, un appuntamento molto, molto, molto interessante perché questa sera parleremo di un argomento o di argomenti correlati a qualcosa di molto, molto profondo. Ne abbiamo programmata già da un po' di tempo, già da una settimana abbiamo fatto circolare e veicolare il link che ne parlava e finalmente questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere il professor Lattuada con noi. Tra qualche secondo saremo live, siamo già live, ma torneremo subito dopo la sigla e intanto, come dico sempre ai nostri amici, un like ci aiuta a crescere, a migliorare la qualità dell'informazione, la divulgazione e l'iscrizione al gruppo, al canale, vi permetterà di restare sempre costantemente aggiornati. Qualche secondo e saremo con voi per parlare di stati di coscienza e stati di pensiero. A tra poco. Di nuovo buonasera ai nostri amici, buonasera al nostro caro straordinario ospite. Come stai? Noi ci diamo del tu, evitiamo i formalismi, cioè è inutile far finta davanti agli altri. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Un po' raffreddato, ma è in risoluzione. Bene, bene. Quando si parla di raffreddore, ne stavamo parlando poc'anzi, quando arriva un po' di raffreddore immediatamente c'è l'allarme, no? Stiamo bene. Meno male che sei in video, così non c'è problema. Benissimo, benissimo. Un momento particolare in evoluzione, tutto ciò che si sta facendo, e mi raccontavi che stai scrivendo alcuni nuovi libri, tra cui uno che è in chiusura. Prima di iniziare, mi farebbe piacere parlarne qualche secondo e poi andiamo nel vivo dell'argomento. Ma il libro che sto scrivendo due libri per la verità. Uno che si chiamerà proprio Psicoterapia degli stati di coscienza. Grandioso. E questo però è un tomo di quelli che proprio non legge nessuno. Nel senso che è un libro molto denso, perché è un libro, come dire, che vuole appunto mettere a punto tutta una metodologia per lavorare con gli stati di coscienza in psicoterapia. E invece un secondo che ho già scritto in italiano in piccolo, ma adesso sto facendolo in inglese, verrà pubblicato appunto con una casa editrice di Londra, che si chiama Psychotherapy of the Future, Psicoterapia del futuro. Quindi insomma, che però Tanta c'è roba. in piccolo, c'è anche in italiano, delle edizioni inedite. Quindi insomma, sto scrivendo, mi Beh, noi diverto, scrivere la. ci terremo aggiornati perché poi mano a mano che usciranno faremo delle dirette per parlarne perché condividere con te è sempre un momento di grande crescita. Entriamo Certo. nel vivo dell'argomento. Questa sera è un argomento molto particolare, anche questo denso, perché quando si inizia a parlare di coscienza e di pensiero, già di per sé si entra in un mondo molto, molto particolare. Quando si mettono a confronto questi stati, quindi stati di coscienza e stati di pensiero, si innescano ulteriori meccanismi che sono la moltiplicazione degli effetti. Dicci qualcosa di più. Hai detto giustamente all'inizio, parleremo di qualcosa di molto profondo. Sì, talmente profondo che nessuno lo vede, che è il dimenticato della nostra società. Un tempo si poteva pensare che la sessualità fosse il tabù, è anche vero ancora in parte, però se io credo che non ci sia nulla di più dimenticato degli stati di coscienza nella nostra società. Chi ne parla? Praticamente. Assolutamente nessuno. Se ne parlano male. Cioè, stato di coscienza è qualcosa che, non lo so, è legato alle droghe piuttosto che no, legato all'andare via con la testa, oppure ne parlano le neuroscienze, però io ho fatto 6 anni di medicina e 4 anni di specialità in psicoterapia e mi ricordo che anche proprio l'esame di neuroscienze, allora si chiama neurofisiologia, gli stati di coscienza per, diciamo così, la psicologia, la classica sono veglia, sonno e sogno. Finito. Basta. Questi sono i dati di coscienza considerati dalla nostra cultura. Se poi invece pensiamo agli stati di coscienza, per esempio, nelle tradizioni indù o buddiste, eccetera,
hanno decine di nomi per definire la coscienza, no? E questo la dice lunga su, come dire, qual è lo sguardo che la nostra società ha sugli stati di coscienza. E uno direbbe, già sì, gli stati di coscienza, è vero, bisogna, ma quando io medito entro in stato di coscienza, sì, è vero, o quando io sono innamorato entro in stato di coscienza, è vero, solo che tendiamo a credere, cioè se incominciamo a fare dell'esperienza interiore, incominciamo a comprendere che la nostra coscienza, come dire, può modificarsi, no? Per esempio, tu fai ipnosi, porti le persone in un certo stato di coscienza, no? Il trans ipnotico è uno stato di coscienza. Però nessuno considera gli stati di pensiero. E però ci arriveremo dopo, a vedere l'importanza che ha la comprensione dei stati di pensiero. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io posso fare, facciamo questo esempio, io posso prendere l'ascensore, entrare in un palazzo, magari in un grattacielo, e salire sull'ultimo piano, guardo la vista, vivo un'esperienza estatica, cioè entro in uno stato di coscienza più espanso, poi torno giù e sono quello che ero prima. Torno i doveri. Perché cosa succede? Io espando la coscienza, ma poi la organizzo secondo uno stato di pensiero, che solitamente è quello razionale. Certo. Nella migliore delle ipotesi è quello razionale. Perché, scusate, molto spesso il nostro stadio di pensiero è anche più basso di quello razionale. È quello cosiddetto mitologico. Adesso cerchiamo di fare qualche esempio. Se io per esempio ho delle credenze, tipo che, e ne so, che la vita è una valle di lacrime, piuttosto che ci sarà una salvezza nella prossima vita, oppure che non esiste una vita oltre la morte. Queste sono delle credenze che in genere sono organizzate in un sistema di pensiero. Se io non sono più che attento, quando io faccio un'esperienza, cioè quando entro in uno stato di coscienza, poi dopo è il mio pensiero che lo organizza. Certo. No? E quindi io non vedo le cose come realmente sono, ma come credo che siano, come vorrei che fossero. E questo succede praticamente sempre, nel senso che quando noi diciamo, io ho fatto un'esperienza, io ho vissuto qualche cosa, ma cosa intendiamo quando diciamo io ho sentito, io sono stato bene, ho vissuto un'esperienza? Non ci rendiamo conto che l'esperienza è fatta, ha un circuito, è fatta di sentire, agire e pensare. Non è possibile scindere il sentire dall'agire e dal pensare. Da pensare. Quindi io sento qualche cosa, la elaboro in qualche modo e poi agirò. Se io non sono attento, sento e agisco. Non organizzo, non so come organizzo la mia esperienza. Ma questo avviene sempre, che io me ne accorga o no. E allora, per questo che adesso sentiamo che è importante parlare di stati di coscienza e di pensiero. Perché quando io parlo, ma io sento un amore, che siamo tutti fratelli, per esempio, piuttosto che no, ma quello che conta è seguire quello che senti. Se io seguo quello che sento, entro magari in un stato di coscienza, di apertura, di fratellanza, ma non mi accorgo che lo sta organizzando il mio stato di pensiero. Per esempio, che c'è
una bambina, un bambino dentro di me che è bisognoso e desideroso di affetto e di immaginarsi un mondo perfetto o migliore. E quindi io sentirò una sensazione di amore, ma in realtà è il mio bambino interiore che sogna e desidera questo. E questo è quello che si chiama wishful thinking in inglese, cioè il pensiero del desiderio. Io vedo il mondo come desidero che sia. Che sia, perfetto. Potrebbe però esserci un contrasto tra uno stato di pensiero e ciò che praticamente a livello di coscienza, pensiero interiore, realmente credo che sia, cioè una dissonanza tra la parte razionale e la parte profonda, che si può mettere in linea riallineando lo stato di pensiero attraverso uno stato di coscienza. Non so se riesco a spiegarmi. Sì, sì, riesco a spiegarti. Il concetto è che infatti io dovrei, prima abbiamo detto sentire, agire e pensare. Potremmo dire che l'intento di ogni essere umano che voglia compiere un suo percorso evolutivo sia quello di, come dicono per esempio i buddisti, pura azione, pura sensazione e pura osservazione. Io dovrei quindi purificare il mio stadio di pensiero, il mio stato di pensiero, se voglio vivere uno stato di coscienza pulito e armonico. Per questo che citiamo sia l'uno che l'altro, perché lo stato di coscienza, come dicevamo prima, è l'ascensore. Io faccio qualche cosa, io danzo alla luna davanti al fuoco e entro in uno stato estatico. Perfetto. Mi sento tutt'uno con la natura. Questo è uno stato di coscienza unitivo, cosiddetto, no? Ma la domanda è, chi vi ha vissuto questa esperienza? Chi dentro di me? Se ci sono appunto delle subpersonalità, come ci sono sempre, certo, si impossessano di questa esperienza. E allora, se al bambino si immagina un mondo magico dove è possibile, attraverso danzando la luna, illuminarsi. Se è l'adolescente che si sente inferiore, si sente più bravo della terra, perché lui sì che fa quell'esperienza e gli altri non la fanno, no? E così via. Quindi, no? Quello che dovrà succedere è che tu pulisci i tuoi stati di pensiero in modo tale da fare coincidere l'esperienza che tu con il tuo allineare il tuo sé. Il nostro sé è puro, è pulito. Potremmo dire che se noi fossimo, quando noi siamo in contatto con il nostro sé, viviamo un'esperienza di uno stato di coscienza e di uno stato di pensiero elevati. Quando siamo in contatto con le nostre identificazioni, pensiamo in un modo che è incoerente con lo stato di coscienza, con quello che viviamo. Proviamo a citarne alcuni per fare un po' di chiarezza. Solitamente noi viviamo in uno stato di coscienza razionale e in uno stato di pensiero razionale. Questa è la norma, no? È quello che si dice, siamo nella mente. E allora noi possiamo o non accorgerci che siamo nella mente, siamo in una dimensione razionale, quindi viviamo la nostra vita. Troviamo un lavoro, paghiamo le bollette, cerchiamo di stare bene, di cavarcela nella vita e via di seguito. A un certo punto, e quello che fa la differenza, è che noi possiamo accorgerci, ah, ma io posso osservare il mio pensiero, io posso osservarmi agire, io posso osservarmi sentire, io posso osservarmi pensare. Quando io comincio a comprendere che posso osservarmi, ecco che, no, entro in un altro stato di coscienza, cosiddetto stato di consapevolezza, no? La consapevolezza nasce da uno stato di coscienza intuitivo, possiamo dire, mentre il pensiero razionale, la coscienza razionale, è uno stato di coscienza razionale, il mondo della conoscenza. Quando noi incominciamo a osservarci, pensare, sentire e agire, entriamo in questo stadio
di consapevolezza, certo, e quindi in uno stato di coscienza intuitivo. Però anche qui cosa succede? Io magari medito e imparo ad osservare il mio respiro, faccio la camminata consapevole, imparo ad osservare, ad accorgermi che no. Quindi ho già fatto dei passi, mi sono accorto che non c'è solo lo stato di coscienza ordinario, ma che io osservandomi agire o respirare posso accedere a un altro stato di coscienza. Bene, e allora alleno attraverso la meditazione, attraverso pratiche di vario tipo, mi alleno a essere presente, a vivere questi momenti di consapevolezza. Però, come dicevamo, medito 20 minuti al giorno e poi dopo incomincio a correre di nuovo, no? Cioè, torno ad organizzare. L'ascensore. Torno ad organizzare l'esperienza secondo la mente razionale. La mente razionale, cioè tutto quello che io so, non è più non è funzionale alla consapevolezza, a uno stato di coscienza intuitivo. Quindi è necessario che io prima mi accorga che sono nella gabbia della mia mente, che io possa osservarmi, che io possa incominciare a uscire, cioè prendere l'ascensore ogni tanto, e poi che io possa accorgere che quando ho preso l'ascensore è necessario che io faccia un upgrade del mio modo di pensare. Continuiamo con l'ascensore. Se io vado su e torno giù, dovrei poi imparare a vivere su. Sì. Per vivere su, io devo organizzare il mio modo di pensare, quindi il mio stato di pensiero, in un altro modo, che non è più quello razionale, ma è quello, diciamo, intuitivo. Quindi, per ora noi stiamo citando due livelli, perché sono quelli più che sono più attingibili alla nostra vita ordinaria. Solitamente siamo nel razionale, se siamo fortunati ogni tanto andiamo nell'intuitivo. La sfida della nostra società è di fare questo salto. Questo salto nella evolutivo, certo, iniziare a vivere un po' di più nell'intuizione. Nella consapevolezza, no? Però metto l'accento su questo fatto perché la buona parte dell'umanità nemmeno ci pensa. Chi incomincia a pensarci si allena la consapevolezza e vive stati di coscienza, di consapevolezza. Ma rarissimamente si accorge che deve anche cambiare la sua mente, il suo modo ordinario di pensare, non solo quando mediti. Come fai, certo, a portare la meditazione nel quotidiano? Non è che poi, sto meditando in ogni momento, certo che puoi allenarti ad essere presente, ma se è vero che l'esperienza è sentire, agire e pensare, non basta che io agisca e senta come sto pensando, come sto organizzando quello che faccio. Quindi, e qui viene, come dicevamo prima, lo stadio di pensiero intuitivo, l'insight. Così, se uno prende un po' la storia di tutte le varie tradizioni, trova che ci sono due tipi di conoscenza: quella solitamente chiamata razionale e l'insight. L'insight, le intuizioni, è considerato un livello di conoscenza superiore. In uno coglie l'apparenza, nell'altro coglie la verità. Quindi noi dovremmo fare questo salto per non solo avere un insight ogni tanto, ma imparare a renderci conto che c'è un modo di pensare che ci consente di elaborare la nostra esperienza attraverso costanti insight. Cioè è l'insight che ti porta a modificare lo stato di pensiero, quindi modificarlo attraverso questa esperienza, quindi attraverso uno stato di coscienza diverso, insight, modificare anche la parte. E tu devi accorgerti che puoi pensare in modo diverso. Adesso ci arriviamo. Diciamo questo prima, che abbiamo citato finora razionale o intuitivo, che sono solo due degli stati di coscienza e stati di pensiero.
Sì. Perché invece, adesso lo diciamo a puro titolo conoscitivo, di solito vengono considerati stato di coscienza istintivo, che è quello che metti la mano sul fuoco e la togli. Molto ancestrale. Guidato dal principio del piacere, no? Che è sano che ci sia, perché se io devo sopravvivere, se io sono minacciato, è importante che sia attivo, che la mia istintività sia sveglia, quindi che io sia, la mia coscienza istintiva sia pulita. Però è evidente che se io agisco solo di coscienza istintivo, l'unica cosa che mi importa è sopravvivere o provare piacere. Non c'è etica, certo. Non c'è null'altro. Il grande salto della coscienza razionale, quindi dal Rinascimento in poi, o comunque tutto quello che è il pensiero, la storia del pensiero umano, ci ha fatto fare un salto dalla coscienza istintiva a quella razionale. Enorme salto, straordinario. È nato la scienza, è nato l'illuminismo, è nato tutto quello che c'è fino ad oggi. Quindi straordinario. Il problema è che per stare bene, per la coscienza umana, per vivere bene, non è sufficiente, non solo è sufficiente, ma non è adatto. Bisogna coscienza intuitiva, che è il terzo radio, la quale apre la via alla coscienza unitiva. Quindi abbiamo definito quattro stati di coscienza, per semplificare: istintivo, razionale, intuitivo e unitivo. Unitivo. Se uno poi va a vedere le varie, la storia delle filosofie e di tutte le tradizioni mistiche, vede che viene la patologia, il primo errore viene considerato la divisione tra soggetto e oggetto, la dualità, no? Per cui arrivare alla coscienza intuitiva unitiva potrebbe essere la guarigione da ogni malattia. E questi sono gli stati di coscienza. Gli stati di pensiero, pensiamo all'essere umano nella foresta 40.000 anni fa, come pensava? Pensava più o meno come un bambino appena nato. Cioè, siamo nella foresta 40.000 anni fa, esci di notte, vedi quella luce degli occhi dell'animale, che coscienza puoi avere? Istintiva. Che pensiero puoi avere? Non sai neanche che stai pensando. Non sai neanche che c'è differenza tra te e l'animale. Questo si chiama pensiero arcaico. Incominci a avere delle bozze di ragionamento che però non è ancora organizzato. L'uomo imparerà a riconoscere che non è l'animale quando, grazie al giavellotto, ci dice Calasso, con l'arma, attraverso l'esperienza dell'arma, io mi accorgo, se ti sto toccando non sono te. E lì il pensiero arcaico diventa pensiero magico. Con il giavellotto io vinco. E così si struttura uno stadio di pensiero magico. Pensiamo a tutta la ritualità, ai sacrifici, alla importanza che per millenni hanno avuto i sacrifici. Se non sgozzo la gallina, non guarisco. Se la cosa è grave, sgozzo il bue, e così via, fino ai sacrifici umani. E tutta la storia della magia nasce dal fatto che, da questo livello di pensiero magico, per il quale se faccio così succede quello. Ok. Ci sono questi perché dicevo prima, siamo nel pensiero razionale nella migliore delle ipotesi, perché gran parte dell'umanità ancora spesso ricade nel pensiero magico. Pensiamo a quanti di noi, non so, ti vai a far fare le carte, piuttosto che fai quanti trucchi fai per vedere se funziona o no. Ma la stessa medicina, cioè, prendo la medicina e credo che mi curi. Beh, scientificamente provato che la parte, diciamo, di placebo è... Ma infatti anche nei test, quando testo il medicinale, c'è il gap dedicato al placebo. Se funziona 7, vuol dire che 3,5 è placebo, quindi è 5. No? C'è un grande residuo di pensiero magico nella nostra vita di tutti i giorni.
che ne so, fino ad arrivare alle ossessioni, quelli che chiudono, aprono e chiudono il gas tre volte, quelli che non possono uscire, se non fanno, sono no, rituali ossessivi, sono una egemonia del pensiero magico, ancora. Se il pensiero magico funziona, quelli che più hanno, pensiamo sempre, siamo nei millenni di guerra, di sangue, di lotta, i primi re sono quelli che il cui pensiero magico funziona meglio degli altri. E quindi viene strutturato in pensiero mitologico. I più bravi guerrieri diventano, vengono mitizzati e diventano delle divinità. E così è nata la storia delle religioni. I miti, gli eroi sono quelli che nella vita sono stati più bravi in qualche cosa. Nascono gli dèi e nasce un pensiero mitologico. Non è più semplicemente faccio questo per ottenere quello, ma racconto una storia di come si fa. Nasce la cultura. L'umanità trasmette attraverso i miti, cioè la Bibbia e tutte le basi, le sacre scritture sono pensiero mitologico, no? Cacciata dal paradiso, siede alla destra del padre e via di seguito. È tutto mito. Se uno apre qualsiasi libro sacro, per cui il pensiero mitologico ha traghettato l'umanità nel mondo della religione e via di seguito. Fino a che, dicevamo, illuminismo, scienza, è nato il pensiero razionale e siamo arrivati qua. Dicevo, nella migliore delle ipotesi, l'essere umano ordinario per strada pensa in modo razionale. Perché ci sono ancora residui di mitologico e di magico. Pensiamo alla mafia, pensiero magico, ma mitologico, no? A famiglia, no? Contro lo Stato. O pensiamo a qualsiasi clan, alle lobby, a qualsiasi organizzazione che fa i suoi interessi. Oppure pensiamo a prima gli italiani, o America First, pensiero mitologico. No? Sì. Noi meglio di, noi prima di. Il netto per il contrario del lavoro universale poi alla fine. All'interno del mio clan tutto bene, se vai fuori, aia. E questo succede, pensiamo alla nostra giovinezza, quanto i nostri genitori, pur amandoci, ci vogliono bene se facciamo come dicono loro, cominciano a esserci problemi se non facciamo come dicono loro. Quanta manipolazione c'è nell'amore filiale, cioè paterno e materno, sì, no? Sì. Tutto questo è pensiero mitologico, non è razionale, cioè non riesco a comprendere che tu puoi anche, che posso anche volerti bene se sei diverso da me, più sei simile più ti voglio bene, più fai come io credo che sia giusto più ti voglio bene, pensiero mitologico. Quindi, ammesso che noi abbiamo fatto tutta questa strada e siamo arrivati a un buon pensiero razionale, che è il pensiero critico della scienza, il pensiero accademico dice, ok, dato che noi siamo inquinati dai nostri belief, dalle nostre credenze, è bene che cerchiamo di pensare sul nostro pensiero, riflettere e chiederci se stiamo pensando giusto. Quindi è un tentativo di tenere a bada i pensieri quelli là. Sì. Legittimo. Funziona fino a un certo punto. È come sollevarsi tirandosi per i lacci delle scarpe. Non arrivo alla consapevolezza pensando sul pensiero. Alla consapevolezza ci arrivo osservandomi pensare. E qui siamo arrivati di nuovo dove eravamo partiti. Nuovo. Adesso, certo. La sfida dell'umanità, nella migliore delle ipotesi, perché molti sono ancora riprese con magico, mitologico, ma nella migliore delle ipotesi siamo alla consapevolezza. Stato di coscienza intuitivo, stadio di pensiero intuitivo, basato sull'insight invece che sul pensiero. Sì. Ma come faccio io a raggiungere l'insight? Ognuno di noi ha avuto degli insight, senz'altro, delle intuizioni. Come le abbiamo avute? Proviamo a pensare come abbiamo avuto queste le intuizioni. Come succede che abbiamo intuizioni? Pum, no?
È la lampadina arriva. Che arriva. Pensiamo sì. all'arte, pensiamo all'illuminazione dei poeti, pensiamo all'artista di qualsiasi tipo, pensiamo a chiunque raggiunga un momento creativo, lo raggiunge per insight. Solo che questa cosa qui dell'insight, che tutti lo sanno, perché tutti dicono, ma non so bene, a un certo punto il libro si è scritto da solo, ho incominciato a scrivere e è venuto. Oppure questo disegno qua, non lo so, mi sono messo lì e è successo. Sono stato lì 2 ore davanti alla tela bianca senza sapere cosa fare, poi a un certo punto è arrivato, no? Quindi questo flusso intuitivo, creativo, che arriva, è legato a questo stadio di pensiero. Però solitamente noi non ce ne accorgiamo, viene relegato alla creatività. Uno come medita, come prima meditava, adesso fa la sua tela o scrive la poesia e poi ritorna nell'ordinario. Certo. Invito per questo salto di coscienza che stiamo e che potremmo vivere, l'invito è di accorgerci che quel modo di pensare, quello dell'artista che va al quadro, del poeta che riceve la poesia, dello scrittore che scrive, dello scienziato che ha l'intuizione, quel livello lì è possibile allenarlo e mantenerlo. Se uno però non se ne accorge, non lo fa. Certo, razionalizzare quel cambiamento per poterlo diventare. Quindi la sfida, quello di cui stiamo parlando oggi, è attraverso l'esperienza interiore fondamentale e necessaria e le pratiche, le tecnologie interiori, io posso fare un salto di coscienza. Attraverso una consapevolezza su come modificare continuo e costante un lavoro di riorganizzazione cognitiva, io la chiamo transcognizione, quindi entrando in transcognizione io posso organizzare il mio pensiero secondo uno stato di coscienza consapevole. Questa secondo me è la sfida dell'umanità, è quello a cui siamo chiamati. Io lo chiamo pensiero integrale questo. Nelle tradizioni antiche, se noi prendiamo i 7 corpi dei teosofi, stiamo parlando del corpo psichico, causale, non duale, che è questa cosa che stiamo dicendo. Sì, sì. Però appunto relegata nel mondo esoterico o no. La nostra cultura assolutamente non considera questa possibilità. Certo. Infatti Laura perché diceva prima, Laura diceva quindi necessita un equilibrio se vogliamo essere sani, lo dicevi prima, no? Non possono scindersi, non possono separarsi le varie aree. Devono essere scientifico in evidenza, sentire, agire e pensare non è separabile. Certo. Se io non lavoro sugli stati di coscienza e stati di pensiero, non faccio un salto. Muovo magari. Perché tante persone fanno 10.000 terapie? Fanno questo, fanno quello, fanno le costellazioni, fanno il rebirthing, fanno la meditazione, fanno lo sciamanesimo, fanno il theta healing e non cambia niente. Perché il cambiamento va portato comunque alla consapevolezza. Non se ne accorgo, non ti accorgi che è necessario che cambi il sistema operativo. Immaginati che tu hai un computer vecchio e ci metti dentro programmi super, vai a comprare tutti i programmi più avanzati e gli metti un sistema operativo vecchio, non va. È lo stesso. Molte persone non neanche lo sognano questa cosa. In questo ambito, magari le persone che ci stanno ascoltando e via di seguito vanno a comprare i programmi e li provano su un computer con un sistema obsoleto. Devi andare anche, e allora è ovvio che comprare il programma fai prima che non cambiare il sistema operativo.
prendere l'ascensore e fare che costruire un piano. Ma le persone fanno ciò che si fa prima fare. Cambiano il sistema operativo. Questo non funziona. Aspetta che ne pre- no, scusami, cambiano il programma. Questo non funziona, perché ne prendo un altro. Ne è uscito uno più avanzato. Ne è uscito uno che fa tutte le cose. Bravo. E il sistema operativo ce lo devi mettere tu. Devi cambiare con, cioè, codici, programmi, tutum. Cioè, devi costruire a poco questa solida condizione. Devi passare in questo stato di pensiero. Mentre lo stato di coscienza è fluido, dove sei? Sei scappato. Vado avanti? Mentre lo stato di coscienza è fluido, lo stadio di pensiero richiede un lavorio, una costruzione. Non so se andare avanti o no. Non ti vedo più. Cosa facciamo? Meditiamo un attimo. Stiamo... Ne approfittiamo per stare un po'... Vedere un po' di comprendere quello che sto dicendo. Proviamo magari a chiudere i nostri occhi e ad accorgermi che sono a casa, dentro di me. Accorgermi che non c'è un posto dove andare, una meta da raggiungere. Accorgermi che la terra sotto di me mi sta sostenendo. Accorgermi. Arrivi? Mi avevo perso per un attimo internet. Sì, sì, internet fa brutti scherzi stasera. Mi ero messo a fare una piccola pratica nel frattempo che ti aspettavo. Restiamo in contatto, allora cerchiamo di sentire che siamo a casa, dentro di noi, e cerchiamo di sentire che io posso assistere a tutto quello che sta succedendo. E rinunciamo, rinunciamo a tutto quello che vediamo e sentiamo. Sono a casa. Ascolto dentro e ascolto fuori di me. Ascolto quello che viene da fuori e ascolto quello che succede dentro. Osservo. E dico sì. Pronti? Io ci sono, ti sento a scatti, ma il problema sono io, non sei tu, quindi gli amici ti vedono e ti sentono bene. Per quello che voglio capire, loro sentono. Allora vado avanti. Sì, sì, loro ti sentono. La pratica, visto che l'ho incominciata. Dicevamo, io ascolto. Vai, vai, tranquillo. Chiedo scusa intanto, ma la mia linea internet sta dando problemi stasera. Ascolto quello che sento dentro. Ascolto quello che c'è nel campo intorno a me. Mi rendo conto che tutto ciò che posso sentire lo sto osservando, quindi io non sono ciò che sento, ma posso accoglierlo. Mi accorgo che il mio respiro tiene insieme ciò che c'è fuori e ciò che c'è dentro. Mette in contatto ciò che c'è fuori e ciò che c'è dentro. Mi accorgo che il mio respiro in realtà non incomincia dentro di me. Vai a vedere dove incomincia il tuo respiro. Non ha inizio e non ha fine. Siamo immersi in un unico flusso.
che ci attraversa, dal quale tutto ciò, tutto affiora, ogni sensazione, ogni emozione. Quindi in realtà noi non stiamo respirando, ma siamo respirati. Non stiamo agendo, ma siamo agiti da questo flusso che noi chiamiamo, che possiamo chiamare sé. E noi siamo pensati. Noi crediamo di pensare con la nostra testa. Invece il pensiero arriva a noi e arriva in base allo stato di coscienza nel quale siamo. Se io sono arrabbiato farò pensieri di rabbia. Se io sono, ho il petto bloccato e dentro ho l'ansia, arriveranno pensieri di ansia. Se io lascio fluire il mio respiro, se io lascio resto in ascolto di quello che scorre dentro e fuori, i pensieri che arrivano saranno pensieri che vengono dal sé. Questo è quello che intendo per uno stato di pensiero integrale, per uno stato di pensiero intuitivo. Quello che avviene quando io rinuncio a credere che sia io a pensare, quando io rinuncio a controllare, perché è il sé che ci porta, è il sé che ci pensa. Questo in qualche modo è un trucco per comprendere lo stato di pensiero intuitivo e gli insight. Sono pensato dal sé. Sì, noi possiamo meditare, certamente, ma meditare non vuol dire che io mi accorga che sono pensato. È una possibilità. Attraverso la meditazione io creo le condizioni. Ma se io non mi accorgo che è il sé che mi pensa, se io non mi accorgo che di fronte a qualsiasi situazione io posso rinunciare ai miei pensieri, lasciare che arrivino, tollerare l'incertezza, stare al cospetto di te, di quello che sta succedendo e lasciare che il pensiero arrivi, che l'insight arrivi, rinunciando a volerlo controllare, questo non succede. Quindi questo è un po' la piccola proposta. Il punto della situazione. Accorgiti che sei pensato dal sé. Accorgi che sei sentito e agito dal sé. Comprendi cos'è questo sé. Questo sé sei tu quando rinunci a fare tutto il resto. Quando non ti aggrappi ai pensieri, alle idee, alle strategie, anche alle tecniche. Quando non ti aggrappi alla meditazione, quando non ti aggrappi a nulla, ma resti a casa, allora incominci a sentire il sé che si manifesta. E però ci vuole fiducia, ci vuole ascolto, restare e lasciare che succeda. Si scrive la tua storia, si scrive il tuo romanzo, si scrive il tuo atto creativo e poetico in ogni istante. Viene da sé. Questo è quello che intendo per stato di coscienza e stato di pensiero. Cerca di accorgersene costantemente. Certo. Io dico sempre dopo i trattamenti, no? Cioè il lavoro inizia adesso, non è iniziato prima, perché dopo aver fatto un lavoro dove si arriva a quello stato, in quello stato di coscienza si inizia a prendere quella che possa essere la modificazione, no? Quel salire e scendere con l'ascensore, dopo devi renderlo consapevole, quindi metabolizzare il cambiamento per renderlo oggettivamente consapevole e di conseguenza anche stabile, perché è l'unico modo per poter poi fare quel salto. Noi abbiamo un compito in questa nostra esistenza, e di questo sono davvero molto, molto, sempre più convinto. E appunto il compito è quello di vivere un'esperienza per poter fare quel salto. Un salto che vita dopo vita ci avvicina al punto zero. E se non rendiamo consapevole quell'esperienza, torneremo, la rifaremo, perché non ci è servito a farci fare il salto. Il salto è la parte appunto che fa la differenza. Certo, diciamo così, la sfida è la, se vuoi, il punto focale di quello che stiamo dicendo quest'oggi è di accorgerci di alcune cose, perché noi possiamo avere tutto il desiderio che vogliamo di cambiare, di illuminarci, di essere buoni, di realizzarci, ma se non vediamo cosa va fatto, non lo possiamo fare. Certo. Come ho detto prima, tutti i programmi di questa terra, ma se io non mi accorgo, credo che il mio sistema operativo non ce la faccio. Per cui, anche quello che dicevi tu prima, sì, tutti, credo, i terapeuti hanno come scopo quello che poi il paziente
si ricordi e cerchi di agire nella vita in quello che ha vissuto durante la seduta. Ma il problema è come. Cioè, allora che cosa fai? Cosa gli dici? Gli dai dei consigli? Va bene. Gli fai fare una pratica? Va bene. Io ti sto dicendo, oltre a questo, dovresti tu prima di tutto accorgerti che c'è un modo di pensare che mantiene questo stato e che passa attraverso fiducia, restare, svuotarsi, rinunciare a pensare, lasciare andare il controllo e lasciare che sia sé che ci pensi. Cioè, è un pensiero che viene dal vuoto e non dal pieno. Perché abbiamo incominciato dicendo che il grande dimenticato della nostra società sono gli stati di coscienza. Dovremmo aggiungere e dire, prima di tutto, il grande dimenticato è il vuoto. Nessuno che riempire bisogna svuotare, il processo inverso. Tutti, la cultura nella quale siamo, ci dice o crede, ci fa credere che il vuoto sia una mancanza, sia assenza. Prima di tutto la fisica moderna dice che il vuoto è pieno, è pienissimo. La cosa più piena che c'è è il vuoto. Non solo, ma la cosa più potente che c'è è il vuoto, perché dal vuoto emerge quello che la fisica chiama superfluido. Quindi è anche in completa linea con tutto quello che le ricerche sul vuoto hanno fatto. Il vuoto è pieno di forza. Se tu non ti permetti il vuoto, non incontrerai mai la tua forza. Quante persone dicono mi sento stanco, voglio stare meglio, vado a correre per sentirmi in forza? Sì, vai a correre. Ma se vai a correre nel pieno, non ti serve un accidente. Tu pensa alla nostra vita, la stragrande parte delle cose nel pieno per ottenere qualcosa. E non ci accorgiamo che abbiamo già ottenuto tutto. Cioè è già qui. Cioè, il vuoto è pienissimo. Se tu fai vuoto e col tuo intento chiedi, è un po' il principio della preghiera. Ma la preghiera è quella vera, non aiutami, ti prego, Signore. Ma è l'intento. Mi connetto con il vuoto e faccio uscire ciò di cui sento di aver bisogno. Dal vuoto, il senso di vuoto e il vuoto sono due cose diverse. Il vuoto è vuoto, il tuo modo di vivere il vuoto è tuo. Per cui, se tu senti che il vuoto è assenza di qualche cosa, mica tanto bene. Per questo, che facciamo esperienza del vuoto, permettiamoci il vuoto, lasciamo lasciamo andare. Ogni parola nasce dal silenzio, è evidente. Prima abbiamo fatto la piccola esperienza che il respiro ci respira, siamo respirati. E allora noi sentiamo il nostro respiro, ma in realtà il nostro respiro è il soffio dell'universo che ci attraversa. Quindi fare il vuoto vuol dire sentirsi a casa, vuol dire rinunciare a pensare con la propria testa, vuol dire rinunciare ad attaccarsi alle proprie credenze, vuol dire lasciare, sentire la melodia del silenzio. Da lì, che non è, quindi allora io sono in silenzio nel vuoto, va bene. Dal silenzio, dal vuoto, arriva il pieno e la parola, e la musica, e l'agire, e il fare. Quindi quello che tu vedi è una persona che sente, agisce e fa. Ma è completamente diverso se lo fai dal pieno o dal vuoto. Non a caso, quando noi vediamo qualche maestro illuminato, c'è qualche cosa che ci tocca, no? Oppure si fa il satsang, si va alla presenza del maestro. Perché il maestro ti emana questa cosa qua, ti fa sentire cosa vuol dire stare nel vuoto, e agire dal vuoto, e sentire dal vuoto, e pensare dal vuoto. Il maestro è in quello stadio di pensiero di cui stiamo parlando. Il maestro, come dire, anche qui mitizziamo una figura, no? Certo. Ma il maestro, ma ti devi sapere perché è morto. No, è l'amico di prima che ha fatto il commento tra di loro adesso.
Ma sì, fatti riconoscere che va bene. No? Svuotiamo, svuotiamo, buttiamo via, svuotiamo, creiamo il vuoto. Solo se noi ci portiamo anche qua. Non è che allora, ah no, allora devo stare nel vuoto, aspetta, no, il pieno non va bene. No, il gioco è vuoto pieno. Svuota il pieno e riempi il vuoto. Questo è una delle caratteristiche di quel pensiero lì. La struttura che sta alla base di un pensiero intuitivo, integrale, nella transcognizione, è rispettare il vuoto che si riempie e il pieno che si vuota, che si svuota. Sì. Quindi, dov'è il problema? Il problema è se tu non lasci svuotarsi o se tu non sei in contatto con il vuoto. Ma se tu stai nel flusso famoso, vuoto pieno, la manifestazione sarà un agire, un sentire, un pensare di grado elevato, uno stato di pensiero di quelli che è in grado di organizzare la nostra esperienza e i nostri stati di coscienza più elevati. Grandioso. Quindi, grandioso. Vuoto, stati di coscienza, di pensiero, osservare, restare, fluire, fiducia. Le parole d'ordine sono queste, ce lo dicono tutti, non è che lo sto dicendo solo io, no? Ascolti qualsiasi maestro da qualche parte ti dice cose simili. La questione è che raramente ci parlano di questo gioco tra stati e stadi. Raramente si mette l'accento sul fatto che sentire, agire e pensare è una cosa sola e devi accorgertene. Altrimenti tutto il tuo buon cuore, tutta la tua buona volontà, tutti i tuoi sforzi rimangono nel pieno, rimangono sul piano orizzontale. Tu cerchi di tirarti su, fai fatica, alla fine sei esausto, ma con tutto quello che ho fatto questo, gli metti in fila, no? Tutti, gli hai provato tutti i maestri, tutti, poi adesso con internet uno va, cioè il mercato, no? E allora trovi di tutto, perché no, questo non ha funzionato, proviamo con questo. No, questo non ha funzionato. E tu? Quando è che decidi di accorgerti che devi cambiare il tuo sistema operativo? Sì. Adeguare il tuo sistema operativo obsoleto, no? A quei programmi che stiamo immettendo, no? Cosa continui a mettere i programmi? Fai un reset, svuota il computer, butta via tutto. E sì, sì, se poi riprendiamo, riempiamo di nuovo, poi svuotiamo e poi riempiamo. Se non sai farlo tu, chiama un programmatore, quindi vai a fare terapia. Fatti aiutare. A uno di quelli però che sa le cose, perché fatti aiutare. Beh, a riprogrammare il tuo computer e poi metti dentro che ne basta uno di programma che funziona, cioè voglio 100.000, se il tuo operativo è in linea. Sì, grandioso. Abbiamo portato a casa una bellissima lezione anche oggi, ascoltarti, come dicono alcuni amici, i complimenti sono tanti per te, chiaramente, come dicono alcuni amici, ti ascolteremmo per ore, perché quando siamo insieme è un crescere continuo. Diceva appunto l'amico Carlo Alberto, che aveva sentito parlare di te, ma incontrarti così è straordinario, ti posso assicurare che dal vivo, da vicino, è ancora di più. Cioè sei incantato e lì una continua lezione, un continuo crescere. Bene, l'ora è volata, siamo giunti al termine in un modo così magico davvero ed è stato bellissimo riuscire a prendere ancora un piccolo tassello di consapevolezza quest'oggi grazie al tuo tanto sapere e soprattutto alla tua saggezza, perché è quella che ti contraddistingue oggi, non sei teoria, sei pratica, quindi grazie, grazie, grazie. Io mi auguro di rivederti presto, sia dal vivo, perché ti verrò a trovare prima o dopo il mio andare avanti e indietro in giro per il mondo, ma mi auguro di rincontrarti presto e di riaverti presto con noi qui per un'altra serata magari evolutiva insieme. Grazie, grazie, grazie davvero. Grazie di avermi invitato, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie alle vostre messaggi e sì, certo, alla prossima. Grazie anche ai nostri amici che questa sera ci hanno seguiti, ci hanno ospitati in casa loro, ci hanno dato l'opportunità di portare questo messaggio e le dirette continuano su questa pagina. Oggi ancora 4 dirette, cioè alle 19 con Salvo Lando,
alle 21 c'è Savino che stasera intervisterà un campione olimpico, quindi una bellissima diretta, e alle 22 la dottoressa Barbara Bedini che farà una sua bellissima diretta come ogni giovedì alle 22. Io alle 21 sarò ospite su nuovamente con il dottor Bandalini, oggi una giornata ricca di dirette e lo facciamo perché crediamo davvero che dal confronto arrivi il cambiamento e l'evoluzione. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te Pierluigi, grazie ai Ciao, nostri amici. grazie. Buona continuazione di serata.